Collegamento effettuato anche con Radio Gold TV, canale 654 della digitale terrestre, quindi in contemporanea radio e tv. Oggi martedì siamo all'ultimo appuntamento con gli amici della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori Alessandria, prima della pausa estiva, delle ferie meritate anche per loro e poi riprenderemo naturalmente a conoscere le eccellenze del nostro territorio. Oggi grazie alla CIA vi porto a Sarezzano e andiamo a conoscere il dottor Dario Capogrosso dell'Agriparco eh, Pastore Transumante. Buongiorno Dario, benvenuto. Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi. Allora, Agriparco, insomma, abbiamo sempre parlato di agriturismi, no? Invece Agriparco è una situazione un po' diversa, perché qui parliamo di allevamento di cani di diverse razze, no Dario, giusto? Sì, 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 cani di diverse razze, nel senso che il paradigma è quello di allevare la stessa tipologia di cani, quindi razze italiane, quindi nel senso allevo cani da guardiania e poi comunque razze da lavoro italiane. Non sono tantissime, quindi allevo il pastore Maremmano Bruzzese, allevo il, eh, il pastore d'asile, o Blei che sono razze da guardiani italiane e poi il Lagotto Romagnolo che è un classico cane da stufio eh, molto utilizzato nelle nostre zone. Certamente, e, mh, qual è il progetto e l'obiettivo dell'agriparco dell Pastore Transumante, Dario? Sì, l'agriparco Cinovio appunto si è stagliato appunto con l'idea di essere il primo agriparco Cinovio un po' sulla, sulla falsariga del, no, del bioparco, no? mettiamolo così, proprio perché eh, vengono, vengono dat viene data la possibilità a tutti i cani presenti in allevamento eh, in qualche maniera di avere molte più libertà eh, che in un eh, allevamento tradizionale, quindi nel senso sempre l'idea che mi ha portato avanti fin quando eh, ho iniziato questo progetto è appunto quello di credere nel Vari eh, come dire, comportamenti ideologici degli animali e permettere di svilupparli appieno in un uh, luogo, in un santuario, chiamiamolo così, che doveva essere fatto e creato a loro, uh, a loro misura. E così è stato. Quindi negli anni si è creata una realtà. Quindi abbiamo una valle a disposizione in Sarezzano uh, con recinti molto grandi. Quindi parliamo di 20 ettari di, um, di, di, di paddock, di Apexigente, di sono tutti a disposizione dei cani, in cui i cani vivono sia con noi, appunto, della famiglia, insomma, <ride> i miei dipendenti l'azienda, eh, sia assieme a cavalli, capre, eh, pecore alpaca, galline, orche, ogni, ogni cane ha un compito particolare che poi andrà fondamentalmente a sviluppare o, o rimanendo a noi o semplicemente nei nuovi un po' in tutto il mondo quando ci chiedono cani abituati a proteggere determinati tipi di animali. Ah, ecco, eh, e poi un'altra situazione importante, ci tenete moltissimo, eh, utilizzate sorgenti eh, da beveraggio a, a caduta, quindi riutilizzo di ac acqua piovana, eh, insomma utilizzate proprio anche nel migliore dei modi la vostra terra, Dario. Sì, diciamo che l'obiettivo appunto è quello di non essere no, in qualche maniera consumatori del territorio, ma semplicemente... Fruitori e in qualche maniera valorizzatori dello stesso, quindi eh, tutto quello che è creato, insomma, tutta, tutta la, tutto, tutte le recinzioni, tutto il resto, viene tutto fatto in funzione appunto di preservare il territorio. Quindi anche in qualche maniera l'utilizzo dei fluviali viene recuperato, l'utilizzo energetico viene recuperato, eh, gli spazi sono sempre recuperati anche da aree marginali. Per cui, insomma, tutto quello che viene utilizzato è semplicemente per la valorizzazione del territorio. Quindi siamo molto contenti di questo sono vinti diversi premi eh, negli anni, eh, abbiamo avuto rico vari riconoscimenti sia a livello provinciale che nazionale, vincendo appunto vari contest. Eh, la Terra Madre a Torino oppure vari contest da Ismea, quindi eh, premi nazionali, proprio per questa innovazione dell'allevamento che ha come base, appunto, come core quello che è il rispetto degli animali, no? Quindi da quello si parte e poi, appunto, a ricaduta viene interesse dei clienti che arrivano qua da tutto il mondo. Nel senso, oggi sono venuti dei belgi, eh, ieri avevo dei, dei clienti danesi, eh, giapponesi. Quindi diciamo che la settimana, ora dopo il COVID, il post-COVID, eh, le visite hanno ripreso a essere, diciamo, numerose. Noi siamo molto orgogliosi di esportare un pezzo di, di, di Alessandria, dell'Alessandrino nel mondo, eh certo. Poi, tra l'altro, è importante anche scusami, Dario, ti ho interrotto. Con il nostro ambasciatore, quattro zampe eh, esatto. Eh, tra l'altro, oltre all'allevamento e alla crescita, è importante anche l'alimentazione, no? di questo discutete anche con i vostri clienti, no, eh, Dario? Un po' di luto no? nel senso che fondamentalmente abbiamo dei, dei modus operandi, come dire, che potrebbero essere visti come alternativi nel senso che eh, siamo un po' tornati appunto anche indietro alla valorizzazione degli scarti alimentari, appunto della macellazione. Per cui eh, non solo mangime industriale, ma eh, principalmente cerchiamo di alimentare i nostri cani eh, anche là, se si può dire un po' a chilometro zero, insomma, utilizzando materie prime che loro sanno assolutamente in qualche maniera eh, utilizzare al meglio. Quindi, eh, da un un punto di vista tecnico eh, cerchiamo di apportare appunto un valore aggiunto utilizzando la tradizione quindi comunque eh, il normale iter eh, fisiologico dei cani anche l'alimentazione e di trasmigrarlo appunto eh, nella vita di tutti i giorni i clienti che ad esempio utilizzano barf che sarebbe l'acronimo di, di biological approved raw food quindi cibo crudo per, utilizza, per alimentare i loro cani anche in, come dire nelle loro case un po' eh, nel nord, dita, nel nord Europa questa tipologia di alimentazione è molto diffusa e in qualche maniera la utilizziamo anche noi Ecco, utilizzate cari anche per eh, fronteggiare il lupo, letto bene. Così, Dario, mi spieghi in cosa consiste? Sono, sono quelli, quindi nel senso noi ci occupiamo appunto di quello, cioè il nostro uh, core aziendale è quello, noi uh, appunto siamo uh, un elemento bietico uh, in qualche maniera e biologico da tanti punti di vista, ma il nostro essere biologico è proprio in qualche maniera è offrire opportunità alle aziende biologiche uh, del settore, quindi allevamenti uh, che uh, rischierebbero di scomparire con l'avvento del lupo, che è comunque è un equilibrio. Non ti sentiamo più, Dario. Posso più spento? Ci sei? Eh, sì, adesso sì, ci sono, perfetto. Non dicevo, il lupo è un grande equilibratore ambientale, quindi il valore aggiunto del lupo in un ecosistema è sempre, sempre importante, però eh, va gestito e gli allevatori eh, di ovini e caprini, diciamo che si sono un po' trovati negli ultimi anni a fronteggiare un elemento eh, di fauna selvatica che non era prima presente e quindi ci sono, come dire, dei conflitti, dei conflitti tra la presenza del predatore e in qualche maniera l'attività antropica. E grazie ai nostri cani, e guardiania, eh, noi poniamo, moderiamo, Diciamo, l'incidenza degli attacchi del predatore perché questi cani fondamentalmente se presenti in buon numero e comunque di buon carattere perché devono sempre essere molto equilibrati riescono in qualche maniera a dare una protezione pari al 95% eh, al, al gregge quindi fondamentalmente anche si limita quello che è il conflitto tra il mondo selvatico e il mondo urbanizzato e questo è sicuramente ecologicamente una, uh, come dire, una caratteristica e un valore aggiunto che i nostri cani danno di cui siamo molto orgogliosi insomma Certo. Dario, sullo sfondo c'è il tuo allevamento, mi fai vedere eh, qualcosa? Vediamo un pochino. Come, come noti, appunto, c'è un po' un anfiteatro in cui ci sono tutti dei box in pietra, eh, con la cascina in fondo, come dicevo, è tutta una valle in cui non so se si vedono delle macchie bianche in distanza, sono sì. le ovviamente 5-6 mila, mila metri quadri per, per recinto, per cui diciamo che eh, fanno la loro vita in tranquillità, ora sono, sia pecore che cavalli sono un po' eh, come dire, sotto le coperture perché fa caldo, ma diciamo che la, il grande valore aggiunto è appunto utilizzare gli spazi chiusi per ovviamente eh, le necessità, no? che possono essere cucciolate oppure separazione dei cani, però in realtà loro fanno una vita da cani nell'accezione totalmente positiva del termine, no? nel senso che mh, per un cane di questo tipo vivere in appartamento, e sacrificato. Quindi la normale, la normale eh, loro destinazione è quella di poter utilizzare spazi ampi in cui poter in qualche maniera. Esplicare tutte le funzioni di guardiania, antilupo o anche la guardia. Poi in basso invece, non so se si nota, abbiamo i recinti con i lagotti cani da Tartufo, con i quali praticamente noi facciamo tantissime attività nel tortonese. Abbiamo appunto iniziato, abbiamo un'associazione eh, di promozione sociale che si chiama eh, D'Artona Truffle Academy. Eh, e, tramite la quale appunto eh, cerchiamo di dare una mano eh, nella valorizzazione del Tartufo tortonese, quindi il Tartufo d'Artona. Questo è un progetto eh, di grande respiro che punta appunto a crescere eh, sicuramente nei contatti che abbiamo eh, con degli stockholders stranieri, che quindi fondamentalmente speriamo eh, che partendo dal paradigma appunto del cane, che non è per forza solo eh, l'ausiliario ovviamente del tartufaio, ma è, è sicuramente un grande ambasciatore che ad esempio permette ta in tanti altri territori dove il, terri il tartufo non era così conosciuto di scoprire o darmi del cane quindi diciamo che il cane è un paradigma un po' diverso, normalmente si vede il cane come eh, ausiliario del tartufaio noi invece partendo dal cane diciamo che tu hai il cane e in qualche maniera abbiamo clienti americani che eh, si fanno la, come dire, la, la traversata in aereo dalla west coast alla, alla costa del Tennessee, cioè Tennessee per andare a cercare il tartufo con il loro ragotto che viene da Sarezzano per cui diciamo che sono tante situazioni molto particolari, non ultimo sono venuti l'anno scorso appunto dei registi americani per eh, girare un film che si chiama The Truffle Hunters ehm, con protagonisti nostri cani anche che quest'anno è uscito nelle sale con molta lentezza vista la situazione Covid, ma che comunque insomma in qualche maniera ha permesso alle nostre colline di essere rappresentate e quindi alla nostra azienda, quindi Pastore Lanzumante o Cacao Meravigliao insomma come allevamento del dottor Magnolo di essere presenti ed essere in qualche maniera la punta di diamante dell'allevamento italiano e quindi siamo molto orgogliosi di questo. Ecco, tra l'altro se volete saperne di più eh, sul, eh, sull'agriparco Pastore Transumante, su Dario Capogrosso e il suo allevamento, eh, c'è una webserie a disposizione sul sito della CIA, Agricoltori Italiani Alessandria, è vero Dario? Ah, guarda, la CIA è sicuramente come dire ormai diventata una gran famiglia io ho diciamo un po di anni ma ho iniziato una decina di anni fa e il supporto della CIA della, della Confederazione Italiana Agricoltori è stato veramente fondamentale ha creduto no? in quella che una, inizialmente sembrava appunto eh, una realtà marginale eh, aiutandomi appunto nella crescita eh, operativa e quindi in qualche maniera nella valorizzazione del mio lavoro noi ora appunto eh, assieme assieme alla da Stampa la CIA, che saluto Gennino Tariani, che è una carissima amica ormai, eh, portiamo avanti eh, determinati progetti appunto di eh, valorizzazione, in qualche maniera di diffusione del messaggio appunto del cane del lavoro eh, in Italia e in Europa e in qualche maniera questa web serie anche ha avuto insomma eh, tanto successo. Abbiamo siamo abbiamo puntate con oltre 150.000 visualizzazioni per cui insomma, eh, sicuramente eh, è stato un progetto innovativo che comunque prosegue insomma, e che eh, dà, dà valore al lavoro che viene fatto quindi appunto io devo ringraziare tanto CIA ehm, per aver creduto nelle nostre attività e per supportare noi associati okay, anche, nei... Allora... Anche, anche nei momenti di difficoltà che ci sono stati eh. Attività, appunto, eh, che sono andati, appunto, si sono risolti, eh, con, con il duro lavoro. Ma insomma, eh, l'anno scorso è stata veramente molto dura. Va bene, con Jenny verremo poi a trovarti molto presto, caro Dario. Allora, per tutte le informazioni, hai a disposizione il sito, sono i social, raccontaci tutto, Dario. Abbiamo diversi canali, canali, canali tramite i quali potete contattarci. Abbiamo un sito che si chiama www.pastoretransumante.com, che è il nostro sito di riferimento, e abbiamo poi ovviamente accesso a vari social, eh, che sono appunto canale YouTube, Pastore Transumante, oppure basta cercare Dario Capogrosso. Social sono Centro Cinofilo. Ehm, cent abbiamo appunto un centro Cinofilo da contattare, o Chilupo del Gambera. Abbiamo appunto Allevamento Cacao Meravigliao. vi potete sbizzarrire in qualche maniera potete atterrare sul nostro sito che è www e da lì in qualche maniera potrete scandagliare tutto il nostro uh, particolare ecosistema. Bene, bene. È stato un piacere conoscere l'agriparco Pastore Transumante, è stato un piacere conoscere te Dario, a presto e buon lavoro. Un salutone anche a voi e a presto agli amici di Radio Gold. Grazie Dario, a presto. Ciao. 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 Bene, amici, grazie a voi che ci avete seguito e grazie alla CIA, Confederazione Italiana Agricoltori. Torneremo dopo l'estate a scoprire ancora le eccellenze del nostro territorio. Grazie ancora, alla prossima.